non ci si stanca mai di incontrare gli studenti che poi sono il futuro, i giovani, per far capire a loro l'importanza della differenziata in una terra dove purtroppo ancora non c'è questa mentalità, però sta crescendo, sta aumentando, ecco, anche la sensibilità del rispetto dell'ambiente. A noi abbiamo sempre puntato sui giovani, partiamo dai piccolissimi, quindi dai bambini di scuola primaria, scuola elementare, scuola media. Oggi abbiamo sposato questa grande iniziativa dei Lions con il presidente Rambello e abbiamo dato, diciamo, il nostro apporto, il nostro indirizzo per una corretta raccolta differenziata. Come ho detto poc'anzi, le nuove leve sono loro. Noi diamo l'input, loro faranno il futuro della città, il futuro ambientale di questa nostra grande città. Come far capire loro l'importanza della differenziata? Ecco, naturalmente sono linguaggi diversi in base all'età. Questi sono ragazzi del liceo, quindi sono ragazzi che hanno una certa età, diciamo, anche se sono ancora giovani, e che hanno una visione diversa del mondo. L'adolescenza è un po' particolare come momento. Sì, sicuramente. Diciamo che noi, per quanto riguarda i bambini, facciamo, diciamo, una didattica diversa, facciamo un teatrino proprio di marionette già fatto qui nel vostro paese. E per quanto riguarda i ragazzi facciamo delle lezioni ambientali, cerchiamo di stimolarli sull'ambiente, su quello che succede nell'ambiente, su quello che l'ambiente oggi ha avuto, perché l'ambiente è completamente deturpato. Cerchiamo di dare quel messaggio che è un messaggio costruttivo per fare in modo che l'ambiente rinasca a nuova vita. È molto difficile, perché se questi ragazzi riescono a prenderlo proprio come una cosa di petto, come una cosa propria, loro sicuramente reagiscono in maniera ottimale al problema ambientale. Sindaco, non ci si stanca mai di essere presenti a queste iniziative, perché sono iniziative che seminano qualcosa per il futuro. La raccolta differenziata diventerà realtà a Canicattì fra una settimana e questi incontri servono ancora ad aumentare quella che è la sensibilità, soprattutto dei giovani. Sì, partendo soprattutto dalle scuole, perché la raccolta differenziata, o meglio la cultura del rifiuti, deve essere rivista, quindi una nuova impatto dal punto di vista culturale di come affrontare la gestione dei rifiuti, e se si parte dalle scuole già viene fatto un passo avanti molto, molto importante. Oggi, grazie al Lions Club, grazie a Leo, agli studenti dell'Istituto Classico e Scientifico, ma soprattutto all'ingegnere Siracusa, stiamo cercando di descrivere come verrà gestita la raccolta differenziata, come soprattutto verrà gestito il riciclo dei rifiuti, in modo tale da trasformare quello che attualmente rappresenta un costo per la collettività una grande risorsa. È un momento importante, è un momento cruciale per Canicattì e per l'amministrazione, perché tra qualche settimana parteremo con la raccolta differenziata in tutto il territorio, e credo che questi momenti di incontro, di confronto, anche per risolvere e dare risposte a qualche dubbio, siano fondamentali. Come ha risposto la città all'iniziativa, ecco, della distribuzione dei kit, e poi, ecco, come pensate che risponderà una volta tolti i cassonetti? Ma per quanto riguarda la raccolta dei kit, il nostro obiettivo è stato ampiamente superato. Bisogna dire che tutte le utenze sono 13.000 kit, noi ad oggi ne abbiamo distribuiti quasi 7.500, quindi un buon risultato. Ci sono ancora altri 10 giorni per le altre lettere, e credo che verrà raggiunto una ottima percentuale, intorno all'80-90%. Il problema è il giorno dopo, in cui toglieremo tutti i cassonetti. In quel caso bisogna aumentare necessariamente i controlli, perché vi sarà una importante attività di controllo e di repressione per i comportamenti che non sono adeguati, quindi non sarà più tollerato l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Saranno dei primi mesi difficili, però ritengo che con la collaborazione di tutto, con la collaborazione soprattutto dei
dei cittadini, dopo qualche mese credo che verranno raggiunti risultati importanti. Oggi al Palazzetto dello Sport per incontrare gli alunni, domani un'iniziativa concreta, una pulizia che viene fatta, ecco, come senso di responsabilità e anche di attaccamento a quello che è il nostro ambiente in cui viviamo. Sì, oggi abbiamo parlato di ecologia, abbiamo parlato di raccolta differenziata assieme ai ragazzi dei licei classico, scientifico e linguistico di Canicattì. Domani abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto. Andiamo alla Reda, al Piazza Reda, dove i ragazzi generalmente si incontrano alla sera per passare, per chiacchierare insieme, e faremo la raccolta dei rifiuti che troveremo lì, quindi faremo la pulizia di tutta l'area insieme e condivideremo questo momento per capire l'importanza di lasciare il nostro ambiente integro così come lo troviamo mano a mano che ne usufruiamo. Pertanto domani mattina alle 9 spero che ci siano tanti ragazzi con noi per fare le pulizie e per dimostrare che possiamo migliorare l'ambiente in cui viviamo.